Sono orgogliosa di essere gitana. Non dico mai ciao, sono Sandra e sono gitana. Dico ciao, sono Sandra. Beh, è un nome tipico gitano ed è per questo che finisco sempre col dire che sono gitana. E la prima cosa che mi rispondono è: tu gitana non sembri. E normalmente aggiungono: non è perché non sei scura di carnagione, ma è che sei moderna. Sandra Heredia, laureata in gestione d'impresa, non rientra negli stereotipi che riguardano la sua comunità. Le notizie che arrivano dalla Francia hanno provocato la condanna unanime delle organizzazioni gitane spagnole. Lo scorso 4 settembre Sandra era alla manifestazione di Parigi in rappresentanza dell'Organizzazione delle Donne Universitarie Gitane di Spagna, Amuradi Facali. È stato incredibile, un'esperienza toccante. Eravamo lì in rappresentanza del Consiglio Statale del Popolo Gitano. Abbiamo sfilato con il nostro striscione, con la bandiera spagnola, e la gente ci avvicinava e ci faceva domande. Siamo andati da Rue de la République alla Piazza della Bastiglia e la gente si avvicinava, ci salutava e ci ringraziava per il nostro appoggio. Anche Manuel García Rondón, membro di un'altra organizzazione gitana spagnola, era a Parigi. Questo non fa un miedo tremendo. Tutto questo ci fa una paura tremenda. Siamo totalmente contrari all'atteggiamento di Sarkozy e del governo francese. Ma ciò che più ci destabilizza è che arriva da un paese che per me è culla della democrazia, della fratellanza, della libertà e dell'uguaglianza. Non danno fastidio in quanto gitani, il problema è che sono poveri. Manuele è innamorato di Triana, il quartiere che lo ha visto nascere, luogo emblematico per i Rom di Siviglia. Il primo documento che testimonia la presenza dei gitani in Spagna risale al 1425. Oggi si stima che circa 500.000 di spagnoli siano di etnia gitana. Il 40% vive nella comunità autonoma dell'Andalusia, nel sud del paese. L'Andalusia per i gitani è la terra promessa, qui la chiave è la convivenza tra i due popoli. Ciò ha permesso di eliminare tutte le barriere perché abbiamo vissuto porta a porta, fino al punto che non sappiamo quanto noi gitani siamo diventati andalusi e quanto gli andalusi siano diventati gitani. L'Andalusia è stato il punto di incontro tra culture differenti, l'identità locale si mescola a quella araba, quella ebraica e quella gitana, i volti e la musica locale lo testimoniano. Ma in passato anche in terra spagnola i gitani furono perseguitati, negli ultimi decenni invece la politica si è focalizzata sulle sovvenzioni e gli aiuti per la comunità gitana, ora l'obiettivo è passare dalla tolleranza a una vera integrazione. La chiave del successo è avere sempre nuove politiche per la popolazione rom. Politiche che promuovano realmente l'accesso ai diritti e ai doveri, come per qualsiasi cittadino, come per qualsiasi andaluso. I gitani arrivarono in Spagna in un'altra epoca, in un altro contesto politico, economico e sociale. Ma agli altri paesi l'esperienza spagnola può in qualche modo essere utile? Una politica esportabile? Certo, la filosofia e il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche con i gitani è notevole. Per questo credo che l'Europa guardi alla Spagna per le politiche di integrazione dei Rom. Negli ultimi anni nella comunità gitana ci sono stati grandi progressi nell'accesso a beni e servizi per quanto riguarda gli alloggi, l'istruzione e il lavoro. Di tutto ciò ne hanno beneficiato gran parte dei gitani, anche se restano ancora molti problemi da risolvere. Con più di 75 anni di storia alle spalle, El Bacie è la bidonville più antica d'Europa. Si trova a Siviglia, a pochi minuti dal centro città. Anche il generale Franco la visitò e promise appartamenti ai suoi abitanti, ma dopo 30 anni di promesse, El Bacie continua ad essere abitata da circa 900 persone di etnia gitana. Se solo dici che sei di El Bacie, nessuno ti dà un lavoro e io ho studiato, ho un curriculum. Però, capisci, non mi danno alcun lavoro solo perché vivo qui, a El Bacie. In questo accampamento sono arrivati anche Rom provenienti dall'Europa dell'Est, ma le autorità andaluse che stanno cercando di eliminare le bidonville non fanno più costruire baracche a El Bacie. Se devo essere sincera, io non li sento come miei fratelli, ma so che sono gitani come me e hanno gli stessi miei diritti. Io ho una baracca, un posto in cui stare, e anche loro hanno il diritto di vivere.
Tutti i martedì e i venerdì la polizia di Siviglia setaccia la città in cerca di campi costruiti dai cittadini dell'Europa dell'Est. Le autorità, mentre cercano di eliminare le 4 bidonville andaluse, cercano di evitare che si creino nuovi accampamenti. Ma mentre alcuni vengono smantellati, altri vengono costruiti. Il governo andaluso riconosce che ancora non è stata messa a punto una politica per risolvere definitivamente questa situazione. Dopo aver subito vari sfratti, la famiglia Michalace ha ottenuto un permesso speciale per parcheggiare la propria roulotte da 4 anni in Spagna, gli ultimi 2 a Siviglia. Da qualche mese il padre ha trovato lavoro come meccanico in un'officina e le 3 bambine della coppia vanno a scuola. In Romania non abbiamo nulla, per questo tutti vanno in Spagna, Francia, Italia, per lavorare e guadagnare del denaro. Molte persone arrivate con il sistema delle quote sono qui per guadagnare dei soldi e mantenere i figli, mandarli a scuola, per costruire una casa o ricostruirla, perché ci sono state molte inondazioni. In Romania non abbiamo lavoro, non abbiamo una casa e qua neppure. Ma adesso mio padre può lavorare. Tutti i giorni va al lavoro. La famiglia Michalace ha potuto contare sull'appoggio dell'organizzazione gitana spagnola Unión Romaní, che ha messo in piedi un punto di informazione per questa comunità. José, periodicamente, fa visita alla famiglia Michalace per sapere come va. Unión Romaní è una realtà al 100% gitana, che sente il popolo gitano come universale. Quando abbiamo constatato un incremento del flusso migratorio dall'Europa dell'Est, ci siamo resi conto che questo popolo che sta arrivando ha molte necessità. I legami dati dalla fratellanza tra i Rom ci obbligano a intervenire nella situazione sociale per migliorare la loro qualità di vita. Sulla sponda del fiume Guadalquivir, che bagna il suo quartiere Triana, Manuel García Rondón è convinto che l'ora del riscatto dei gitani stia arrivando. L'Europa sta invecchiando e noi in questo momento siamo in 12 milioni. Siamo un popolo molto, molto giovane e l'Europa avrà bisogno della nostra manodopera. Dobbiamo essere trattati bene, perché in un tempo molto breve l'Europa avrà bisogno di noi. Non siate cattivi con noi, per favore. Questo è il reportage sul popolo gitano nella città spagnola di Siviglia. La prossima tappa dedicata al popolo rom sarà in Ungheria, nel cuore dell'Europa. La prossima settimana in Reporter.